Bentrovati amanti dell'horror in questa nuova epica. Oh my god! Non reaction, ma video. Video del vostro doc. Ma non un video qualunque, un video spettacularis. Mi fa piacere. Affronteremo insieme le paure più diffuse tra gli esseri umani. Scopriremo se voi ne siete affetti, scopriremo come combatterle, di tutto e di più. Quindi, vi dico, siete pronti ragazzi? Sì, signor Ciamoncino! Non ho sentito bene! Paura numero Lino Banfi! Claustrofobia. La claustrofobia, dal latino claustrum, cioè luogo chiuso, è la paura irrazionale dei luoghi chiusi ed angusti. È inoltre associata al levitamento di oggetti o situazioni, che creano senso di oppressione e sensazione di mancanza di libertà di movimento. Ma intanto cosa stanno facendo quei pazzi nelle caverne? Maronna santissima, ma perché si vanno ad infilare nelle fessure? Perché? Con il rischio di incappare in un re di pixel versione pipistrello. Beh, comunque, credo che il miglior modo per superare la paura della claustrofobia sia quello di andare a visitare appunto piccole grotte, con ovviamente delle guide e degli esperti che possano proteggervi e soccorrervi in caso di necessità. In un primo momento state all'ingresso di queste grotte o nei pressi dell'uscita, perché è importante per voi avere sempre una via di fuga in vista. E piano piano addentratevi nella grotta in compagnia di un Bud Spencer che vi possa proteggere. In nome del Padre, del Figlio, Santo. La grotta è sicuramente un luogo più sicuro della strada che percorriamo tutti i giorni a piedi per andare a trovare magari Ciolao, ed è anche il miglior modo per superare la claustrofobia. Se volete saperne di più, cercate su Google o Facebook Unex Project. Ma ora veniamo a noi con questi speleologhi. Akuma T-Rex, scelgo te che mi sto già caccando sotto. Vediamo se questi filmati vi fanno stare male. Se pensate che mai e poi mai potreste riuscire a infilarvi in una grotta del genere, probabilmente soffrite di claustrofobia. Stateci attenti, perché se finite in un ascensore insieme a Bob Marley e l'ascensore si blocca, potreste andare in panico. Ai io, ehi lei. Sì, loro nel video ridono, ma io sto schiacciando X con le chiappette. Tutto vorrei in questo momento fuorché rimanere intrappolato in mezzo a due sassi. Ma ora andiamo avanti con la seconda fobia della giornata. Con questo look mi sento tanto dottor Stranamore. In che senso? Paura numero pixolaro forma evoluta talassofobia. Per gli amici, la paura dell'acqua o di essere in mezzo all'oceano. Questa fobia può includere anche la paura irrazionale di tutto ciò che il mare nasconde nelle sue profondità. Meanwhile, nel video vediamo due signori che stanno passando una bella giornata in barca in mezzo appunto all'oceano. Niente po' di meno che. Già a questo punto dovreste sentire qualche brividino intestinale se soffrite di talassofobia, perché stare in mezzo all'oceano in questo modo non è per niente bello. Io per esempio, soffrendo leggermente della paura del mare, non vorrei trovarmi nella loro situazione, anche se per molti la barca è uno spettacolo. Quello che stiamo guardando è un simulatore di annegamento. Un videogioco abbastanza inquietante, ma almeno quanto mio fratello VGF. Ma avete visto? Uno dei due tizi è caduto in acqua. Ma per tutti Ciolao. Ma questo è pazzo, questo è matto, è caduto. E adesso la barca? No, si sta allontanando per la miseria, per tutti gli dei del Monte Corvino Rovella. La barca viene allontanata dal vento e noi siamo in mezzo all'oceano, senza salvagente. Poi il protagonista chiama il suo amico dicendogli di tornare indietro, ma questo a quanto pare è pressappoco impossibile. Torna indietro, torna indietro, grida lo sventurato, all'arrabbente. Scrivetemi nei commenti cosa vi suscita questo simulatore di annegamento. Ovviamente a nessuno piace morire affogato e tutti proverebbero paura nell'essere al posto del protagonista. Ma se provate talmente tanta stizza al culo da non riuscire a guardare come va a finire, allora avete la talassofobia. Il simulatore poi continua per qualche minuto e si vedono le gambe e le braccia del tipo che diventano fredde, perché l'oceano ovviamente è freddissimo. Il tizio cerca addirittura di nuotare, ma non ce la potrà mai fare. Mi dispiace per te, sei rovinato, caro mio. Gli viene qualche allucinazione, bla, ok, i nani sotto le rive dell'oceano. Sicuramente questo simulatore non aiuta chi ha la fobia del mare. Sicuramente. È genius.
piuttosto un bel corso di nuoto potrebbe fare al caso vostro. Quello per bambini, anche se siete adulti. I bagnini poi sono lì apposta per salvarvi le pelotas nel caso non riusciste a nuotare, quindi dalle piscine si passa alle spiagge e piano piano supererete anche questa fobia. Noi sconfiggeremo questa talassofobia! Italia! Italia! E alla fine, vabbè, poverino, alla fine annega. Ma ora 130 Martin Garrix si vola. Paura numero bagiones. Galeofobia. A proposito della paura del mare, c'è qualcosa di peggio all'orizzonte. Qualcosa che neanche nonno Cozzalo può sconfiggere. Neanche Gerardo con indosso latuto. La paura degli squali. Zan 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 zan. E la miseria, oh. L'ha ciappato! L'ha sbottinato nel video! Per colpa dei film di Hollywood, quasi tutti, compreso il qui presente re dello scaccazzamento, hanno paura degli squali e dei loro probabili morsi. Vi è mai capitato di sentirvi a disagio quando osservate l'orizzonte del mare? O quando visitate degli acquari? E guardando questo video, che cosa sentite? E voi, che facete? In pratica questo sub è rimasto incastrato in qualcosa e non riesce a risalire, quando all'improvviso, zac! Appare lo squalo, gli morde la gamba. Ma io evoco subito un David Rubino. I squali stanno arrivando. Guardate, guardate che roba. Lo squalo che si avvicina, ansietta e contro ansietta. Sta arriva, sta arriva. Mo lo sbottiglia. Eh sì, dai. Ho la squalofobia anche io. Sempre meglio di avere la pixelofobia, E sto video è reale, non è una ricostruzione. Ma guardiamo, guardiamo, stanotte chi dorme, piatelo, piatelo. Ma per fortuna che lo squalo se ne va, e lascia in pace le pelotas del protagonista. E poi niente, alla fine riesce a salvarsi perché, per fortuna, c'era la barca lì vicino. In ogni caso, se volete superare la paura degli squali, la soluzione è molto semplice. Basta informarvi. Ogni anno nel mondo ci sono una settantina di attacchi da parte degli squali verso l'uomo, di cui solo una decina sono realmente mortali. È più probabile morire per una puntura di ape. Quindi ragazzi, se avete la squalofobia, toglietevelo dalla testa per favore, Poi una volta che si sanno queste cose, basta, il gioco è fatto, dai. Ma a proposito di api, la prossima fobia è il mio incubo peggiore. Paura numero stromedi. Apifobia. Maron, l'apifobia ci mancava oggi. L'apifobia. La paura delle vespe, delle api, dei calabroni e di tutto ciò che può pungere, secondo me. Se pensate di soffrirne anche voi, non temete, miei prodi guerrieri. È normale. È normale avere paura di un insetto o un animale che potrebbe potenzialmente uccidervi. E le api, le vespe e i calabroni possono farlo. Fa parte dell'istinto umano che ci protegge da eventuali pericoli. Ciò che non è normale è avere così tanta paura da non riuscire a stare vicino ad un'ape che si fa gli ozzac suoi su un fiore. Anche perché sennò chiamo Gianni Morandi, Basta, lo faccio salutare. Le api e le vespe non hanno la benché minima intenzione di venirci a pungere. Sì, vabbè, ma non funziona questo discorso con me, mi dispiace narratore. Ma le fobie sono irrazionali e non seguono una logica. Chi ha paura delle api molto probabilmente ha paura anche dei serpenti, degli insetti inquietanti in generale e di qualunque animale che potrebbe pungerlo. Io per esempio ho anche paura delle siringhe e delle punture in generale. Poi vabbè, a vedere sto video chi non avrebbe la scagazza? Dai ragazzi, c'è un nido di vespe gigantesco che viene smaciullato dall'apicoltore. Gli apicoltori sono supereroi con le palle d'acciaio. Hashtag i nostri eroi gli apicoltori. Sono tipo dei Papa Francesco evoluto che prendono a sberlo le povere vespe. Poverine. Ovviamente non dobbiamo assolutamente nutrire odio o rancore verso questi animali, anche se possono morderci o pungerci. È nella loro natura, quindi facciamo i bravi ragazzi e non facciamo troppo i trimoni. Anche noi umani abbiamo i nostri difetti. Narratore, ci stai scassando, Basta, basta. Basta. Ti sei drogato? No, mo va a toccare il nido. State a vedere, ragazzi. Mo va a prendere il nido, dai, i capranzi. Adesso escono fuori, li bucano là tutto. Ma Gerardo, cosa stai facendo? Con quale coraggio, con quale coraggio? Tutte le vespe attorno. Non voglio avere niente a che fare con queste vespe. Niente, uscite dalle peggiori giungle del Venezuela. Sono terrorizzato.
all'orbito, senza parole. Vi immaginate se l'attuto di Gerardo avesse qualche buco? Da parte mia. E voi che facete? Quanti di questi video vi hanno fatto venire la scagazza proprio suprema? Suprema, la caccarella lancinante. Scrivetemelo nei commenti, insieme alle prossime fobie che vorreste vedere in questo nuovo format. A 40.000 like mi cospargo di miele, vado a Caracas nel ristorante di The Zapper, che è risaputo che è circondato e infestato da trimoni robotici, e li attiro tutti a me. Lo faccio, non me ne pento, porco schifo, Non lo voglio fare.